Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Guardate, beh, iniziamo subito, una magnifica sorpresa, la dottoressa Pucci Romano con alle spalle il nostro magnifico tavolo, perché la dottoressa, beh, ci preparerà una ricetta magnifica per la salute della nostra pelle. È pronta a fare la cuoca, dottoressa? Assolutamente. E dobbiamo dare qua dei consigli, prodotti proprio, stagionali e adatti alla nostra bellezza. Allora, siamo pronti, qui è tutto pronto, allora vediamo insieme il menù della puntata di oggi. Guardate. Curiamo il mal di testa con i rimedi che la natura ci offre, i passaggi per preparare la tisana antiemicrania. Alimentazione e pelle, è il momento di mettersi ai fornelli e cucinare una ricetta che illumina il nostro viso. La difficoltà a deglutire può essere un impedimento nella vita di tutti i giorni, diagnosi ed esercizi per riprendere la quotidianità. Beh, i problemi di deglutizione sono tanti, gli italiani che soffrono di questo problema, pensate, una persona su 5, beh, per chi ha più di 50 anni, è un problema davvero importante, ne soffrono appunto tante persone. Io intanto do il benvenuto, perché ci farà anche vedere degli esercizi. In diretta al professor Giovanni Ruoppolo, foniatra nonché otorinolaringoiatra, benvenuto caro professore. Io ringrazio e saluto anche la signora Rossella che ci farà da paziente, grazie di cuore e buongiorno. Allora professore, dicevo che è un problema davvero che riguarda tantissime persone, insomma la difficoltà a deglutire, sì. Anche giovani, non solo anziani, ci spiega perché? Anche con soprattutto con l'avanzare dell'età, sì, perché sono tante le persone che ci hanno scritto, succede questo, professore? Sì. Diciamo, si è scoperto da quando la radiologia, nella seconda metà del secolo scorso, quindi recentemente, ci ha messo a disposizione un imaging dinamico, si è scoperto come sia importante la salute degli organi che inviano a livello delle fasi orali e faringee della deglutizione il cibo nell'esofago, cioè la deglutizione alta. E si è visto quanto nell'invecchiamento un atteggiamento, una funzione così dinamica, così veloce, possa creare problemi. In realtà, da quando noi siamo diventati bipedi, quando abbiamo assunto la posizione eretta, a livello del nostro collo si verifica l'incrocio tra la funzione respiratoria e la funzione digestiva, e quindi questo crea il problema che se diciamo c'è un lieve ritardo nel riconfigurarsi della nostra gola dalla posizione respiratoria, che è quella abituale, a quella deglutitoria, si crea questa difficoltà. Professore, un altro dato dice che il 33% delle persone con più di 80 anni soffre di questa patologia. È una patologia che riguarda soprattutto gli anziani, no? Perché ci sono anche, come dire, i cinquantenni, ci sono anche altre cause. Ci sono delle patologie, quali quelle neurologiche, che possono provocare questa patologia. Quella più diffusa è l'ictus, anche se dopo l'ictus devo dire che la maggior parte, il 90% dei pazienti magari con una terapia recupera la propria deglutizione. Poi ci sono purtroppo le malattie neurodegenerative, la più diffusa è il Parkinson, che nelle fasi tardive può dare disfagia, purtroppo la sclerosi laterale amiotrofica, che può dare disfagia purtroppo anche precocemente, e poi insomma altre patologie neurologiche che ovviamente rallentano questo movimento. Rallenta, allora come ci facciamo ad accorgere che abbiamo difficoltà nella deglutizione? È importante dire che vanno distinte due forme in qualche modo di disfagia. Quella alta di cui stiamo parlando in realtà ha una sintomatologia molto banale, in effetti poi capita a tutti qualche volta, va di traverso il liquido. Quando questo accade, qualche volta ovviamente non succede nulla, se invece sistematicamente quando beviamo il liquido va di traverso, potremmo avere un problema della parte alta della deglutizione. C'è da dire che invece quando abbiamo difficoltà a ingerire i solidi, dobbiamo pensare all'esofago, quindi
un'altra dinamica deglutitoria, altri specialisti e altre patologie. Allora, facciamo subito la visita, però chiederei magari, Walter, dov'è Walter? Walter, scusa, mi aiuti, mi prendi quel tavolino? Mi sono dimenticata di prendere, perché dobbiamo adesso fare una visita, sì. No? Beh, diciamo, perché noi, dobbiamo far capire esattamente, grazie, sì, grazie possiamo... di cuore, serve esattamente, grazie, perché serve esattamente un liquido e poi anche della marmellata. Sì, professore, noi, scusatemi, ma siamo in diretta. Per cui succede anche questo. Allora, e qua abbiamo un bicchiere di aranciata accanto a lei, un bicchiere esatto, di aranciata. Che è il liquido, quindi quello più difficile, okay, diciamo così, da deglutire, e la marmellata, che è quella invece più facile da deglutire. Quindi si testano queste due, diciamo, consistenze. In effetti il logopedista, che di solito valuta il paziente dal punto di vista funzionale, okay, può vedere, per esempio, quando la laringe si alza in deglutizione, le chiedo, signora, di deglutire. Mandi giù, ecco che si è alzata, si può vedere la forza linguale, perdoni, spinga forte, 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 spinga fuori, bravissima, forza, forza. 5 su 5. Okay. E poi, se si vuole fare un esame strumentale, devo prendere un secondo il fibroscopio. L'aiuto? Fibroscopio, che è questo l'esame gold standard, no? L'esame gold standard, diciamo, può essere anche quello radiologico. Il problema è che quello radiologico non è molto diffuso, molto facile da ottenere. Okay. Quindi, in realtà, mi giro un secondo così, si introduce all'interno del naso il fibroscopio, eccoci qua, si arriva a vedere la laringe. Se qualcuno può dare un secondo, chiedo perdono, un goccetto d'acqua alla signora. Allora, un goccio d'acqua possiamo... Tanto la signora, siamo sicuri che sta bene, vediamo direttamente l'acqua. Ecco qui, la tenga cortesemente in bocca, signora, un attimino, e quando glielo dico io la manda giù. Ok, ok, la tenga in bocca. Mandi giù, deglutisca, perfetto. Okay. Adesso non voglio infierire anche con la marmellata, perché se è andata bene l'acqua andrà sicuramente bene anche la marmellata, ma diciamo l'esame è questo. È l'esame che poi usano gli otorinolaringoiatri normalmente per guardare le corde vocali, quindi nulla di straordinario. Questo è importante. Allora, possiamo fare qualcosa, nel senso che una volta se scopriamo, insomma, che c'è un problema nella deglutizione, cosa possiamo fare? Ma diciamo, la prima cosa da fare per queste forme molto lievi, quando qualche volta va di traverso il liquido, siamo, diciamo, abbastanza grandicelli come età, possiamo per esempio bere non con il collo esteso ma con il capo flesso, e già questo è estremamente difensivo. Possiamo evitare di assumere gli alimenti a doppia consistenza, per esempio la minestrina in brodo, che è utilizzata moltissimo dalle persone di certa età, è difficile perché il liquido e il solido hanno due velocità diverse, quindi è molto meglio un semolino oppure il minestrone, magari frullarlo, perché hanno una consistenza più omogenea. Anche la logopedia ci può aiutare? Assolutamente sì, il professionista sanitario di riferimento della riabilitazione della disfagia è il logopedista, e il logopedista ci aiuta sia nei consigli che si possono dare nella presbifagia, sia nella vera e propria riabilitazione di cui può aver bisogno un paziente che abbia purtroppo per motivi neurologici una vera e propria alterazione della deglutizione. E noi abbiamo proprio incontrato una logopedista che fa proprio questo, abbiamo incontrato la dottoressa Olga Pascali, sentiamo cosa ci ha detto. L'intervento del logopedista in problematiche di alterazione della disfagia è concentrato sulla indicazione di consigli. Il primo riguarda la postura in allineamento delle spalle, del collo e della testa. La seconda indicazione è sicuramente quella di recuperare un livello di attenzione all'assunzione del pasto senza essere esposti a distrattori visivi o uditivi. Abolire a scopo protettivo le doppie consistenze, come può essere una pastina in brodo, perché alimento solido e liquido possono dar luogo a episodi di tosse e quindi a disfagia. L'altra indicazione è quella del compenso del capo flesso anteriormente, poco prima di cominciare l'atto deglutitorio. Attuato l'atto deglutitorio col capo flesso anteriormente, posso riportarmi in asse. Si può fare ricorso all'addensante, che rende leggermente più gestibile
un liquido e il paziente può bere un bicchiere d'acqua con un cucchiaino e mezzo, due cucchiaini di addensante a seconda del grado della sua problematica disfagica per i liquidi. Per cui abbiamo capito quanto è importante, no? Anche il percorso di logopedia. Adesso parliamo anche di l'aspetto psicologico, quanto sia importante, perché il fatto di non poter deglutire bene, non c'è niente da fare, magari anche le relazioni interpersonali. Un po' cambiano, e questo è davvero un rischio. Questa è una domanda molto bella e che secondo me, perdonatemi, indica anche la sensibilità della vostra rete. In effetti la persona che ha difficoltà a deglutire, anche solo banalmente non aderisce bene il labbro all'utensile, ha tosse quando mangia, ha difficoltà, si isola, e questo è veramente un aspetto molto importante del decadimento della qualità di vita delle persone che hanno questo problema. Non possono più mangiare in compagnia, quindi perdono parte del bello del mangiare. La convivialità, questo è un aspetto importante di tutta la nostra vita, no? A livello anche neurologico, questo è importante. Adesso abbiamo capito, no, professore, lo vediamo anche, quando cresciamo ovviamente la nostra voce si modifica. Allora io vorrei far ascoltare una delle voci più belle in assoluto che noi abbiamo avuto nel panorama artistico, un grande attore, sceneggiatore, insomma, è davvero, è stato un uomo fantastico, Vittorio Gassman. Ascoltiamo la sua bellissima voce. Quando avevo tanto bisogno di pane e di compassione, che mangiavo solo nel sogno, svegliandomi al primo boccone, una notte, sulla spalletta del reno coperta di neve, dritto e solo, passava in fretta l'acqua brontolando, si beve, dritto e solo, con un gran pianto d'avere a finire così. Allora abbiamo sentito, no, la voce di questo grande uomo come Vittorio Gassman. È vero che noi più cresciamo, più la nostra voce, come dire, si abbassa di un'ottava, perché i cantanti, no, dicono questo, lamentano, no? Questa difficoltà, questa salire, difficoltà poi ad arrivare a dei toni più alti. Beh, diciamo, l'apparato è un pochino lo stesso, quello della deglutizione e quello della fonoarticolazione del linguaggio, e purtroppo a mano col passare degli anni la muscolatura un pochino si indebolisce, i riflessi neurologici sono lievemente meno veloci, l'articolazione del linguaggio va in centesimi di secondo, quindi veramente velocissima, e poi c'è anche una minore forza del nostro sistema respiratorio. E poi una cosa interessante è che proprio perché abbiamo questa stazione eretta, la gravità ci tende ad abbassare gradualmente la nostra abbassa gola. Abbassa tutto, però, abbassa in gravità, e terribile. Quindi la voce ha questo aspetto cavernoso, devo dire anche molto affascinante, bello, della voce del grande anziano. Però parliamo del grande anziano, quindi parliamo delle persone, insomma, sugli 80-85 anni. Insomma, che cambiano anche il timbro di voce, si abbassa notevolmente. Iniziamo un po' a rispondere alle domande dei nostri amici da casa. Ci ha scritto Maria Assunta da Catanzaro e ci chiede: professore, ho 60 anni e da un po' di tempo la mia voce è sempre più rauca e a volte scompare. Perché succede questo, professore? Ma sicuramente potrebbe non essere, visti i 60 anni, ancora un vero invecchiamento della voce, e bisognerebbe risalire un pochino alle cause. Potrebbe essere legata il problema al reflusso, all'allergia, a una cattiva respirazione nasale, a una infiammazione, all'uso del fumo. Andrebbe in qualche modo visitata per comprendere quali sono i problemi. In linea di massima, quando la voce si abbassa ma poi si recupera completamente, non c'è da preoccuparsi. Quando rimane invece sempre disfonica, a quel punto bisogna farsi vedere, ci potrebbero essere anche delle neformazioni laringee. Ecco, possiamo consigliare un esercizio, professore, perché questo è importante, no? Ci sono anche degli esercizi che noi possiamo fare, consigliare. Sfruttiamo anche Rossella. In realtà, ecco, si è visto, anche la letteratura scientifica ci dice che il canto è difensivo rispetto all'invecchiamento della voce. Ora ovviamente non possiamo cantare, però possiamo chiedere alla signora, per esempio, di fare un'emissione. Magari posso chiedere se stare in piedi? In piedi? Se possiamo stare in piedi, assolutamente sì. Meglio. Ok, io il così microfono. Prendiamo bene fiato e facciamo una emissione con una E, la facciamo bene, la facciamo prendendo bene fiato e più intensa, come fosse quasi un urlo, ma mandato un po' nel naso. Ma questo è
io. Ribadisco, diciamo, si può anche solo declamare, leggere, cantare da soli, c'è sempre il logopedista che è la figura. Che è la figura deputata per far questo. Alla riabilitazione. Grazie, grazie al professor Giovanni Ruopolo, grazie ovviamente grazie alla signora Rossella. Io adesso seguo il profumino e io qui vedo già la nostra dottoressa dermatologa chef. Benvenuta, dottoressa. Beh, bentornata, ci ritroviamo perché oggi parliamo di questo. Perché noi vogliamo ribadire il concetto, io già vedo la dottoressa ormai, beh, è una star ovviamente dei nostri social anche, perché lei oltre a dare consigli molto utili per la salute della nostra pelle dà anche dei consigli molto pratici su cosa fare per mantenerla in perfetta salute. E anche qua che vogliamo, a tavola a la tavola, dobbiamo mantenere, infatti, perché la salute non invecchia. Questo è importante. Che cosa allora oggi ho preparato una vellutata di zucca, quindi tutta verdura di stagione, sedano rapa tagliato a dadini, ma grossolanamente, non c'è bisogno perché poi frulliamo tutto. Zucca, porro, quindi è una manciata d'orzo che legherà e renderà più cremosa la nostra vellutata. Tutto a crudo con l'acqua. Io intanto do le dosi, dottoressa, così magari si segnano, no? Poi ovviamente sapete che su Play 2000 potete rivedere questo nostro spazio e prendere nota, per cui ci servono 400 grammi di zucca, un porro, un sedano rapa, una manciata di orzo, quanto basta di prezzemolo e poi olio evo a crudo questo quando abbiamo finito. È importante. Allora, tutto insieme. Tutto insieme, l'acqua a filo, se possiamo proprio deve essere coperta la verdura, ma non straripare, e facciamolo cuocere il tempo. Io ho cominciato intanto che intervistavi 10 minuti, il professor Ruopolo, e tra l'altro questo è un piatto che si ingoia molto bene perché una vellutata morbidissima non impegna nella deglutizione, anche per chi ha problemi di deglutizione, insomma, può essere anche facile, economica di stagione. La zucca ha questo colore perché è piena di carotenoidi, vitamina C, quindi ci aiuta a fare il collagene. Voi non avete idea di quanta vitamina C c'è nel prezzemolo che metteremo a crudo sulla nostra vellutata. E poi anche porro, il porro è drenante e disintossicante, insieme al sedano rapa ha questa azione proprio detox. Quindi è un comfort food questo, ci fa bene, è buono, ma ci fa molto bene. I carotenoidi proteggono il collagene e la nostra struttura, e in più sono fotoprotettori. Non è che adesso andiamo a prendere il sole, però abbiamo bisogno di queste materie prime proprio per supportare il nostro derma, cioè il cuore della nostra pelle. È questo, per cui quanto è importante anche scegliere dei cibi stagionali, assolutamente, no? perché sono i meno manipolati, crescono in inverno. In questo momento abbiamo tutta questa verdura bellissima, per esempio un'altra vellutata che si può fare, magari la prossima volta facciamo con i broccoli, perché sono proprio di stagione, magari ne mischiamo due o tre varietà, e anche questa è una vellutata buonissima. Io vedo anche il carciofo, sono arrivati anche quelli romaneschi, no? I nostri sono eccezionali, no? Sì. Quanto fanno bene anche, sono i più potenti antiossidanti, cioè un carciofo porta ORAC, cioè gli antiossidanti, in maniera veramente straordinaria, ed ha un'azione sul fegato, è un potente disintossicante, cinarina. Esatto, che ricorda anche un famoso liquore. Che non c'entra niente, però insomma sicuramente un digestivo, e il carciofo è tutto quello. Vogliamo, e poi alla fine, no? Alla fine la frulliamo, mettiamo tutti gli ingredienti. Tutto a crudo, oramai la nostra, eccola. È tutto insieme. Tutto insieme, fatto davvero pochissimi minuti occorrono. Sì. Davvero in pochi minuti mettiamo all'interno il nostro frullatore e lo facciamo. Faccio io, dottoressa. Ci vogliamo. Ad immersione. Ci proviamo. Ci proviamo. Va bene, io vi lascio. Noi nel frattempo continuiamo a cucinare. Ci fermiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torniamo subito. Prezzemolo e olio a crudo. A crudo, ma poi continueremo a parlare. State qui perché ci sono altre sorprese per voi. Tornate. Torniamo subito.